Il torneo di eccellenza riapre i suoi battenti. A dispetto di tutto, questa è una vittoria per lo sport in genere. La prima in casa per il San Buceto gioca contro la neopromossa Villa 2015. Direzione affidata ad Alessandro Di Vasto. E subito San Buceto e precisamente al decimo minuto duetto di Nardo Verna, ottimo! Il Villa 2015 al suo debutto nel torneo di eccellenza, ben messo in campo dal trainer Tommaso Di Biccari, dimostra di essere una formazione ostica e grintosa. Peculiarità molto importanti. Molto bene, detto questo, Gaetano Tereo, per quanto riguardano le immagini, ci porta al minuto 23. Verna fa tutto da solo, coronato da questo gol straordinario. Prego la regia, se è possibile, di farlo rivedere. Dunque, San Buceto 1, Villa 2015 0. 28esimo, Barrow, arrivato quest'anno in viola, si mette subito in evidenza con questa azione. Tenta il pallonetto, gli va male. Prima del riposo, e precisamente al minuto 39, D'Alonso, calciatore che non smette mai di sorprendere tutta la sua girata, e poi protesta per un possibile fallo di rigore ai suoi danni. Io direi di rivedere anche questo. Siamo già in ripresa. Immediatamente un acuto al primo minuto con lo spagnolo Gil Ortega. Fuori. È sempre San Buceto. Cristiano Verna, il migliore tra i viola. Questa è la sua conclusione. Palla in out. Con tenacia il Villa al 17esimo. Mucci, eccolo qua, ci prova. Il palo dice di no. Che conclusione. È una gara godibile, come prima giornata direi veramente niente male per entrambe le squadre in campo. 40esimo Di Pentima e la sua specialità, niente. Per concludere, proiezione offensiva del neo entrato Lopez, ma nel momento di concludere sbaglia clamorosamente il possibile raddoppio. Finisce qui, San Buceto batte Villa 2015 1-0, i due trainers. Ed eccolo con noi Roberto Contini, neo trainer del San Buceto. Tutto sommato è andato bene, anche se avete palesato un po' nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, un certo calo, direi, psicologico, vero? No, non è un calo psicologico, ripeto che se noi giochiamo un primo tempo ad alta intensità e creiamo 2, 3, 4 palle gol, le dobbiamo sfruttare, perché poi il secondo tempo c'è anche un'altra squadra, viene fuori e poi si rischia di non portare a termine il ben fatto del primo tempo. Tommaso Di Biccari, insomma, a prescindere da questa sconfitta di misura contro il San Buceto, cosa c'è da migliorarsi dopo questi 90 minuti di gioco? Ma sinceramente c'è tanto da lavorare, siamo soltanto alla prima partita, quindi ci sta che giocare contro una squadra che da diversi anni che fa questo campionato, qualcosa paghi, ci sta tutto. L'atteggiamento del primo tempo non so se è dovuto forse al forte caldo, i ragazzi hanno... Beh, non direi il caldo, io direi più emozione di questa prima, vero? L'emozione sicuramente, probabilmente abbiamo pagato lo scotto di questa prima partita in una categoria superiore, però mi è piaciuta la reazione che abbiamo avuto nel secondo tempo, è da lì che dobbiamo ripartire.